Siete live. Buongiorno, benvenuti al webinar con Umana, attitudini per competere nel mondo del lavoro. Io sono Elisabetta e all'interno di Umana mi occupo e lavoro all'interno dell'area politiche attive per il lavoro. Sono qui insieme alla collega Nicoletta. Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Molin, responsabile dell'area specialistica moda e lusso per Umana. Benissimo, allora oggi noi siamo qui ragazzi con le scuole della rete TAM Tessile e della rete ITSM, Amministrazione, Finanza e Marketing, e il nostro obiettivo è quello di andare a presentarvi, oltre a quella che è Umana, anche il questionario e l'indagine Attitudini per competere nel mondo del lavoro che con noi avete risposto, a cui avete risposto online. Ecco, oltre a questo andremo a trattare insieme di quello che è il valore del lavoro e quello che sono le soft skill più correlate e collegate a questo, e ovviamente vi andremo a restituire anche una partecipazione proveniente dall'area specialistica moda e lusso. Inizio subito mostrandovi un video che rappresenta Umana e i suoi numeri, e poi immediatamente partiremo con la restituzione della nostra indagine. Umana è un'agenzia per il lavoro con sede a Venezia e con 140 filiali in tutta Italia, 1.000 dipendenti e un fatturato di 725 milioni di euro. Da oltre 20 anni risponde alle esigenze delle imprese nell'ambito dello sviluppo e della gestione delle risorse umane. Abbiamo un approccio alla gestione delle risorse umane che pone da sempre al centro la persona, con particolare attenzione ai giovani a cui offriamo lavoro con contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca. Questa sensibilità ci ha portati ad essere la prima agenzia in Italia a dotarsi di un codice etico, Essere Umana, che oggi con sostenibilità ed etica viene riletto in chiave di sostenibilità e rappresenta la nostra volontà di operare in una logica di responsabilità sociale e di sostenibilità del lavoro. Crediamo nel valore del rapporto umano. Per questa ragione, oltre a valorizzarne il curriculum vitae, conosciamo personalmente ogni candidato, sia per le selezioni interne, sia per le aziende clienti, realtà nazionali e internazionali, manifatturiere dei servizi nel pubblico e nel privato. Il colloquio individuale è il nostro principale strumento per favorire il più efficace matching tra l'esigenza dell'azienda e le caratteristiche del candidato. Se ti attrae l'idea di lavorare nelle risorse umane, puoi candidarti per una posizione in Umana. Sarai valutato per un inserimento presso la nostra direzione generale, presso una delle nostre 140 filiali o all'interno di una delle aziende del nostro gruppo. Inoltre, siamo sempre alla ricerca di profili da inserire nel mondo dell'ICT, dell'ingegneria, della moda e del lusso, della GDO, del turismo e della ristorazione, dei servizi alla persona e della sanità, con inserimento presso le nostre aziende clienti in tutta Italia. Desideriamo conoscere giovani con ottime competenze linguistiche, persone interessate a lavorare in ambienti dinamici, a mettersi in gioco con intraprendenza, spirito di squadra, flessibilità, creatività ed energia, anche disponibili a spostarsi sul territorio. Iscriviti su www.umana.it/career. Valuteremo insieme le migliori opportunità di carriera. Benissimo, allora vi iniziamo subito a presentare, dopo appunto questo spunto su quelle che sono le attività, i servizi, il lavoro, ma anche i numeri presenti con Umana e all'interno di Umana, quello che è stato il risultato dell'indagine Attitudini per competere nel mondo del lavoro, che è un nome anche molto evocativo, se vogliamo, per ragazzi così giovani che si mostrano e si propongono a quello che sarà poi la carriera, l'ingresso, l'entrata nel mondo del lavoro a breve. Ecco, questa indagine che dà spazio e si rivolge proprio alla creazione di una mappa emozionale della felicità al lavoro è stata proposta a voi che fate parte delle scuole secondarie di secondo grado di diverse e che avete partecipato alla fiera di diverse reti scolastiche, tra cui il TAM, l'Innovazione, l'M2A,
la RENIA, ITFM e RENISA Agrari. Ecco, quello che noi ci siamo posti come obiettivo all'interno di questa indagine è stato proprio quello di voler fotografare, raccogliere, analizzare quelle che fossero le vostre preferenze, le aspettative di voi ragazzi giovani che avete rispetto a quello che può essere il vostro futuro, la vostra entrata nel mondo del lavoro, il vostro percorso e progresso professionale. Quindi, sia per quanto riferisce alla vostra predisposizione verso il settore moda, meccanica, alimentare, il green, la finanza, il marketing, ma anche proprio rispetto a quello che può essere il settore più attrattivo e quella che è la vostra aspettativa rispetto all'entrata mondo lavoro. Ovviamente la nostra indagine vuole raggiungere e concretizzare due grandi temi, che sono sia la vocazione da parte vostra, cioè che cosa volete e intendete realizzare. Qual è la vostra vocazione? Cosa sentite essere afferente alla vostra attitudine personale e in che modo volete provare a metterlo in pratica? Oltre a questo, ovviamente, dobbiamo affiancare e ovviamente cercare anche di non perdere come focus d'attenzione a quella che è la concretezza, concretezza come seconda parola chiave, ossia proprio il contesto economico e produttivo all'interno di cui siete calati, insomma, a dover realizzare il vostro percorso professionale. Ecco, questa indagine che ha avuto un riscontro altissimo ha coinvolto e vi ha coinvolto su un numero di 2.513 studenti e come potete vedere dai grafici che vi mostriamo, venite da tutta Italia. Avete una prevalenza ovviamente sul centro, ma venite da tutta Italia, venite da tre tipologie scolastiche, il liceo, l'istituto tecnico e l'istituto professionale, con una prevalenza in istituto tecnico, e siete presenti praticamente in ugual misura come parti e genere femminile e maschile. Ecco, questo era un questionario anonimo, l'abbiamo riportato e l'abbiamo pubblicato online dal 9 al 23 novembre in modo da poter raccogliere più aderenze possibili ed è stato poi realizzato, studiato ed elaborato come risultato dall'Ufficio Studi Umana. Ecco, se poi vorrete andare ad approfondire tutto quello che ne è risultato, potrete assolutamente trovare sul sito www.umana.it tutti i risultati nella loro più approfondita concretezza. La prima parte di questa indagine riguardava un contesto emozionale. Al di là della parte anagrafica, vi trovavate a dover rispondere alla domanda del che lavoro e che settore pensi ti possa rendere felice. Avevate davanti una serie di immagini grafiche, era una informazione guidata graficamente a livello emotivo, in modo che voi poteste dare una risposta di pancia, immediata, senza riflettere, senza pensare troppo. Ecco, la risposta è stata enorme, è stata molto importante ed è stata praticamente quasi in completa totalità tendente alla finanza e al marketing, subito seguita dalla moda, che ha un'elevata carica simbolica, dal green, dalla meccanica e infine dall'alimentare. Che cosa ci dicono questi risultati, ragazzi? Ci dicono che il ragazzo giovane oggi cerca all'interno dell'ambito che può essere finanza e marketing, sì, un'aspirazione, la possibilità di costruire una flessibilità, un lavoro, un dinamismo, ma soprattutto una concretezza, un'autonomia. All'interno dello stesso settore si cerca sia una concretezza economica, una forza, qualcosa che ci trattenga proprio dal poter realizzare concretamente il nostro progetto di vita, ma d'altra parte che ci dia anche la possibilità e la flessibilità di poter crescere e mettere in risalto anche le nostre abilità e competenze creative. Ecco, avete poi risposto alla domanda di che cosa sia per voi il lavoro, se un'occasione di crescita o un'opportunità di guadagno. E anche in questo caso, ragazzi, soprattutto voi che siete così giovani, avete dato una risposta estremamente brillante, estremamente interessante per noi che la leggiamo. In questo momento di crisi economica o comunque in questo momento di difficoltà all'interno del nostro paese, avete fatto leva e avete voluto far vedere quanto sia importante per voi oggi dare pragmatismo e concretezza. Qua, più della metà di voi, di poco, ma più della metà di voi ha dato una risposta che rappresenta proprio il desiderio di avere un'opportunità di guadagno che consenta proprio di creare un'autonomia e di conquistare una realizzazione del proprio progetto di vita. È comunque sia forte anche l'immagine del poter crescere all'interno di questo progetto di vita, quindi il lavoro all'interno e come parte costante del proprio progetto di vita che dia sia la possibilità di crescita, ma soprattutto un'autonomia e una sicurezza, quindi un pragmatismo, una concretezza forte, importante.
Ecco, all'interno della domanda della ricerca o del che cosa si cerca in lavoro, avete risposto, ovviamente considerando proprio il lavoro come parte integrante del vostro progetto di vita, avete risposto che vorreste arrivare ad acquisire o comunque ad inserirvi all'interno di un lavoro che vi permetta di dimostrare il vostro valore effettivo. Questo dato è importante perché è un elemento fondamentale al lavoro, risulta essere per voi giovani un elemento caratterizzante la propria espressione e anche proprio espressione della vostra capacità. Questo è interessante perché cercate un lavoro probabilmente che non sia antagonista ovviamente alla vita privata, al tempo libero, all'affetto, alla famiglia, ma che allo stesso tempo contempli tutto, che vi permetta di dimostrare un pieno valore e che quindi vi permetta anche di essere riconosciuti come tale. Questo è un altro dato molto importante e che poi si interfaccia, comunque si ricollega anche alla modalità con cui vorreste proporvi in questo ambito lavorativo, cioè che cosa desiderate che vi porti. Cercate un lavoro vicino a casa e che quindi vi porti una situazione di routine, di tranquillità. In realtà questa è una risposta che tipicamente danno dei range di età demografica molto più alta rispetto a voi. E qui esce forte la vostra caratteristica di flessibilità, di dinamismo, di desiderio di muovervi, di mobilità, un lavoro che vi faccia scoprire posti sempre nuovi. Questa è la caratteristica di questo questionario delle vostre risposte. Un vantaggio, un fattore di crescita della mobilità che non rientra, non tocca solo l'ambito geografico o la zona geografica di riferimento, ma anche proprio il vostro ruolo, cioè il vostro porvi all'interno di un ruolo e poter attraverso questo anche crescere, modificare il vostro percorso, sia verticalmente che orizzontalmente. Ecco, proprio come ampliamento dell'esperienza di vita. E la vicinanza da casa o la vicinanza a casa del luogo di lavoro è un elemento determinante, sì, ma per una fascia molto più sottile di voi. Ecco, sempre legato a questo fattore esce forte anche la necessità di trovare un lavoro sempre diverso e come abbiamo appena visto è tipico anche un lavoro che sia attivo, dinamico, possibile della vostra generazione, della generazione Z, per cui il lavoro non è più per tutta la vita, ma il lavoro deve essere qualcosa che porti a un continuo arricchimento, che porti ad un'immagine di sé in continua crescita, in continuo sviluppo, in continua capacità di raggiungere altro. Ecco, è un'occasione di crescita forte, voi l'avete rilevata, così come anche avete toccato la possibilità che sia poi sempre uno stesso lavoro, quindi probabilmente anche un dinamismo e una capacità di raggiungere flessibilità e adattabilità, anche magari all'interno di uno stesso ruolo con mansioni differenti e che comunque sia in continua mutazione. E una delle caratteristiche che ci ha colpito particolarmente all'interno di questa indagine è stato il riscontro alla domanda del che cosa avrà dopo, cioè come vorreste evolvere il vostro percorso di studio, di inserimento in mondo lavoro dopo la qualifica, dopo il diploma. Ecco, questo punto è interessante perché esce molto forte l'importanza che ha il continuare a crescere, il continuare a conoscere, il continuare ad apprendere, legato proprio all'università o a un master o a un percorso post-universitario. Altrettanto forte è la possibilità di andare a lavorare subito, proprio perché a questo punto il ragazzo ricerca un'autonomia. Ecco, un dato interessante che un po' ci dispiace effettivamente è che invece la possibilità di fare un ITS e quindi una specialità e diventare acquisire diciamo, una competenza da tecnico specializzato con un percorso biennale post-diploma non venga presa in considerazione, quando in realtà la possibilità e il risultato, sia in termini di placement che anche di soddisfazione personale, è molto alta e non solo. Questi percorsi, che sono appunto biennali, ma che vi garantiscono e vi consentono di arrivare ad acquisire determinate competenze tecniche specializzanti. Ecco, sono requisiti e percorsi che sono altamente richiesti dal mondo delle aziende, dal mondo del lavoro. Quindi probabilmente c'è ancora un po' poca conoscenza e poca vicinanza rispetto a questo mondo, questo ambito. E noi vorremmo invece rinforzarla, portarvela all'attenzione. Rispetto poi a tutto quello che è il vostro studio e quindi anche a quello, diciamo, che è il percorso che potreste intraprendere. Al valore del lavoro, è importante rilevare quello che avete risposto alla domanda: per me il lavoro dovrebbe dare utilità sociale o prestigio sociale.
Andiamo ad analizzare un attimo questo dato e vediamo come, rispetto all'immagine che può vedere il ragazzo giovane mirare puramente a una stabilità, economica o a una propria affermazione, invece il vostro riscontro è stato proprio quello di utilità sociale, cioè quello della capacità del poter incidere oggi nella dinamica del vostro presente, quindi di partecipare attivamente alla vita della vostra comunità, portando il vostro punto di vista, portando la vostra crescita e riuscendo quindi a riempire di contenuto non solo il vostro lavoro, ma anche il risultato e la restituzione che questo ha sulla vita delle persone con cui condividete contesti, ambienti privati, sociali di sviluppo e quindi comunitari. Ecco, nel momento in cui siamo andati a identificare o ad indagare, quindi la modalità o che cosa vorreste sviluppare all'interno del lavoro, avete messo l'accento sulla creatività. Vorreste un lavoro che vada a valorizzare la vostra creatività, oltre ovviamente alla potenzialità delle abilità manuali, che ovviamente fanno parte del vostro campione. Tanti di voi vengono proprio da una provenienza, da un ambito tecnico, e quindi è importante che anche questo dato venga messo in risalto. La cosa più interessante ancora è questo continuo andare a creare, ricercare potenzialità creativa, sempre diversa. E è interessante vedere come questo dato ripercorre tutto il questionario, quindi tutta l'indagine. Raccogliendo quindi tutti i dati che abbiamo potuto rintracciare e che hanno definito la vostra mappa emozionale di felicità al lavoro, potremmo riassumere che cosa porta la felicità al lavoro. La felicità al lavoro come progetto che è intrinseco e si svolge all'interno di tutto l'ambito della vita, in tutti i contesti, che deve arrivare ovunque, che permette e garantisce una mobilità, non solo geografica ma di ruolo, una flessibilità della vostra persona e dell'ambiente all'interno del quale volete porvi e una creatività forte rispetto alla possibilità proprio di realizzare, di fare, di mettervi alla prova. Ecco, il nostro desiderio è quello di passarvi il contenuto che ci è arrivato, cioè la vostra necessità di riempire il lavoro di contenuto e di riempire in particolare il proprio, quindi il vostro lavoro, di un contenuto che sia recepibile, raggiungibile da chi vi guarda, da chi vi sta intorno. Ecco, e legato proprio a queste caratteristiche, a questi termini specifici, apriamo ed andiamo a indagare tutto quello che è l'ambito delle soft skill, delle competenze trasversali, ossia di quelle capacità e di quelle attitudini che sono oggi maggiormente richieste al mondo del lavoro. Ecco, che cosa sono queste soft skill e soprattutto chi è che le possiede? Tutte le abbiamo o alcuni di noi invece hanno dei gap importanti, delle mancanze o dei punti di miglioramento invece? Come andiamo a identificarle? Le soft skill rispetto alle hard skill si distinguono in modalità molto netta e chiara. Ecco, l'hard skill o competenza tecnica è quella competenza innanzitutto sine qua non. Se volete porvi davanti a un lavoro, ovviamente dovete avere una base di competenze tecniche che sia attinente e coerente rispetto al lavoro per cui vi state proponendo. Sono conoscenze tecniche legate a un mestiere o una mansione e sono specifiche del saper fare qualcosa, non solo del saperlo teoricamente, ma del saperlo realizzare e quindi di combinare, della capacità di poter combinare insieme queste due parti. Parlando tecnicamente, è l'utilizzo di un gestionale specifico, è l'utilizzo di un pacchetto, è l'utilizzo dell'inglese magari, di una lingua. O anche banalmente potrebbe essere un'abilità sartoriale, una competenza d'utilizzo di un attrezzo e di uno strumento specifico di un determinato ambito o mestiere. Quelle che sono invece le soft skill, ossia le caratteristiche che sono vostre, che sono innate, e con cui crescete, diciamo, e sviluppate le vostre caratteristiche anche di personalità, sono quelle che realizzano il vostro agire quotidiano, cioè sono quelle competenze o attitudini personali che fanno sì che tutto ciò che voi fate e tutte le modalità di comportamento che realizzate nel vostro ambiente di lavoro acquisiscono un determinato tratto distintivo della vostra persona, sono vostre. Attenzione però, queste soft skill non sono riferite a una mansione specifica. Sono trasferibili, si chiamano competenze trasversali proprio perché fanno parte della vostra modalità di stare nel mondo e nel mondo del lavoro in questo caso, e sono identificabili in diverse situazioni, sia dai selezionatori che dai vostri colleghi. Un esempio di soft skill particolarmente richiesta dai ragazzi giovani, per esempio, è l'affidabilità, è il rispetto dei tempi, la puntualità al lavoro, per esempio.
Oppure un'altra importantissima competenza trasversale richiesta da tutti gli ambiti, da tutti i mestieri, è la capacità di collaborazione, di lavoro in gruppo, è la capacità di essere flessibili, di essere responsabili del compito, della mansione che vi viene affidata. Ecco, voi capite bene che queste competenze si chiamano trasversali proprio per il fatto che potete utilizzarle all'interno di un vostro ruolo, di una vostra mansione oggi, ma grazie a queste e allo sviluppo di queste, potete costruire un percorso di carriera e queste competenze magari saranno la chiave di volta per aiutare la società, la compagnia, l'azienda all'interno della quale siete inseriti a lavorare sul vostro percorso di sviluppo. Ecco, queste competenze non le potete studiare, ovviamente, le acquisite con l'esperienza, quindi dovete avere voi una forte spinta al cambiamento o dovete comunque avere una forte spinta motivazionale personale per riuscire a lavorare su quelle che sono le competenze forti che già fanno parte del vostro bagaglio, ma anche sulle fare una piccola analisi critica su quelle che effettivamente sono le competenze che magari all'interno dell'ambiente di lavoro in cui volete inserirvi o calarvi sono importanti. Che nella vostra persona invece risultano essere ancora punti di miglioramento, non chiamiamole mancanze, sono proprio solo punti di miglioramento. Ecco, e il modo con cui voi potete farle evolvere o potete chiudere questo gap, questa distanza dalla richiesta a quello che ancora e oggi vi appartiene. Ecco, la cosa fondamentale è sempre l'allenamento delle soft skill, cioè non solo allenarle, ripeterle, ma anche utilizzarle con costanza, cercare di affinarle soprattutto rispetto a quella che è la posizione per cui vi state candidando. Quindi, se voi fate riferimento a una competenza trasversale che magari avete all'interno del vostro bagaglio personale, ma che ad oggi non siete ancora riusciti a mettere in pratica, il suggerimento è quello sicuramente, fin da subito, di rimboccarvi le maniche e provare a realizzarla, a portarla davanti a un pubblico, questo che sia il vostro pubblico personale e privato, o anche un piccolo magari momento di lavoro di gruppo all'interno del contesto scolastico di cui ancora fate parte. Ecco. Tutti le possedete e tutti possediamo soft skill, ovviamente a livello diverso. Allora, la cosa fondamentale da tenere in considerazione quando si parla di competenze trasversali è che non sono quella spunta all'interno magari del curriculum o del vostro biglietto da visita di presentazione ad un'azienda che viene valutato solo in fase iniziale. Le competenze trasversali sono importanti nel mondo del lavoro. E coerentemente con costanza rispetto a tutto il vostro muovervi all'interno di un contesto. Quindi fate riferimento non solo al momento dell'entrata, quindi a colloquio sono importanti, perché non viene valutato a colloquio solo la vostra competenza tecnica, solo la vostra esperienza vissuta magari all'interno di stage o di tirocini scolastici o di alternanze scuola-lavoro. La cosa fondamentale viene valutata all'interno del vostro modo di essere in un colloquio, nel vostro modo di comportarvi a colloquio, per il fatto che siate arrivati puntuali, che siate curati, che siate ordinati, che siate solari, sorridenti, che siate disponibili al dialogo, che siate preparati, motivati. Ecco, questa è la cosa importante. Poi un altro momento di valutazione avverrà sicuramente on the job, quindi durante il vostro effettivo lavoro svolto all'interno di un contesto lavorativo all'interno del quale poi verrete inseriti. Questo perché sarà importante per chi vi segue, per il vostro referente responsabile, riuscire a identificare quali sono effettivamente i vostri punti di forza, quelle competenze trasversali che vi caratterizzano e che possono fare di voi magari un giorno un leader, un responsabile, un referente o anche semplicemente che sono e fanno di voi una persona più abile a svolgere un ruolo differente. E qui si torna a toccare tutta quella vostra necessità di dinamismo, di flessibilità, di movimento, di mobilità, non solo geograficamente, ma anche proprio rispetto alla possibilità di trovarsi in un altro ruolo, di trovarsi in un altro settore. Ecco, un'altra di quelle situazioni in cui, per esempio, le competenze trasversali potrebbero essere forti e anche motivo di strumento indispensabile, potrebbe essere il momento in cui vi potreste ritrovare a dover cambiare lavoro. O a guardare ad un'altra, ad un'ulteriore opportunità lavorativa. Le competenze trasversali sono importanti in tutte quelle fasi di vita che vi portano proprio a modificare, a fare un passaggio, ad essere flessibili di quello che avete richiesto. E quindi attenzione al fatto che le competenze intellettuali e le capacità tecniche sono indispensabili, ma non sono più sufficienti. Oggi le aziende, le nostre aree specialistiche, i nostri clienti,
E noi selezionatori valutiamo ovviamente le qualità personali, queste in primis, in modo che le vostre qualità rappresentino il match perfetto e quindi proprio l'introduzione, il mischiarsi perfetto rispetto al contesto aziendale in cui vorreste arrivare ad inserirvi. Se parliamo di competenze soft richieste dal mondo del lavoro, questo cerchio rappresenta quelle che sono le maggiori, le più importanti, quelle che ci vengono richieste costantemente. Ecco, sono anche molto contenta di farvi notare, siamo felici di farvi notare che quelle che voi avete richiesto e sviluppato all'interno della vostra indagine, del vostro questionario e che avete portato in risalto, quindi la mobilità, la flessibilità e la creatività, fanno assolutamente parte delle caratteristiche trasversali che oggi noi richiediamo ai ragazzi giovani, a quelli che si possono sperimentare e non solo, ovviamente. E se pensiamo per esempio a che cosa può essere la mobilità, al di là della mobilità e della disponibilità geografica, arriviamo poi e ci colleghiamo assolutamente a quella che è in realtà la mobilità e la flessibilità anche all'interno di ruolo, cioè la capacità di poter risolvere o gestire un task, un compito, anche se non è proprio del mio bagaglio lavorativo, anche se non è proprio della mia responsabilità oggi, nel qui ed ora, ma mi viene richiesta una flessibilità di spostamento. Ecco, un'altra cosa importante è la capacità organizzativa, è l'affidabilità. Ripetiamo questo, a un ragazzo giovane non sono richieste grandi cose, è richiesta un'altissima motivazione a livello di impegno, di volontà di crescere, di imparare e voi l'avete portata forte all'interno del vostro questionario, della nostra indagine. Ecco, la capacità di essere sul pezzo, quindi di avere iniziativa, di avere motivazione, di avere un valore forte, una capacità organizzativa, la capacità quindi di saper gestire il tempo che vi è dato per risolvere un compito e quindi poi di svilupparlo nel modo più efficace ed efficiente possibile. E qui entra non solo la vostra capacità creativa e di sviluppare la creatività, ma anche la vostra flessibilità, cioè saper gestire una vostra idea che può essere funzionale e saperla riadattare anche sulla base delle indicazioni che arrivano da chi ha più esperienza di voi. Quindi anche proprio la capacità di risollevarsi in seguito magari ad un errore o ad un'indicazione che ci richiede un miglioramento e magari ce lo richiede proprio anche nel brevissimo periodo. Un'altra cosa importante da considerare, ragazzi, è questa: si nasce con un bagaglio di competenze trasversali, è vero, ma lo sviluppo delle soft skill agisce e viene realizzato in tutto il contesto di vita. Quindi queste evolvono con noi. Fanno parte della nostra personalità, assolutamente, fanno riferimento a ciò che noi facciamo. Se immaginiamo alla richiesta dell'azienda come a tre step, il sapere, il saper fare e il saper diventare, è il saper diventare che ci porta a vedere le soft skill e quindi le competenze trasversali proprio come un pacchetto di competenze che noi portiamo durante tutto il nostro percorso di carriera, sviluppiamo, evolviamo, ma anche proprio a carattere personale. Non solo all'interno del contesto lavorativo, ma anche e soprattutto all'interno del contesto, quello più informale, quello personale, che attiene alla sfera proprio della famiglia, degli amici, dello sport, delle attività, delle passioni. Ecco, ovvio che apprendere una nuova competenza trasversale deve essere un processo puramente e pienamente intenzionale. Se sappiamo che un nostro punto di miglioramento, quindi che per entrare all'interno di un mondo, di un contesto lavorativo che vogliamo e desideriamo raggiungere, è richiesta una capacità che ancora è da realizzare, da formare, da approfondire, ovvio che il nostro compito in primis è quello di allenarla, di cercare la condizione che ci consenta e ci porti ad allenarla. Ovviamente è un processo lungo, questa non può essere realizzata nell'immediato. Immaginatevi di essere timidi, magari di avere difficoltà a portare la vostra idea. Se vi immaginate all'interno di un ufficio marketing, all'interno del quale ognuno deve portare ad ognuna richiesta un'idea personale che vada poi a sviluppare un processo e un progetto simile, ovvio che vi sarà richiesto anche una capacità di dialogo, di conversazione, di realizzazione della propria idea e una capacità di ascolto rispetto a quella degli altri, in modo da poter negoziare e realizzare insieme il progetto più efficace, più bello, più anche rispondente alle necessità del vostro cliente. Ecco, se questa capacità di portare un'idea è da migliorare, come facciamo? Come facciamo a svilupparla? Come facciamo ad aumentare anche una propria autonomia e autostima rispetto a quelle che sono le nostre idee, il nostro modo di stare? È un processo lungo, richiede consapevolezza, richiede che ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire
Quali sono i nostri punti forti, i nostri cavalli di battaglia, quelli che ci sono riconosciuti anche dall'ambiente circostante, dalle persone che condividono con noi una determinata situazione, e quelli invece che sono i punti che sappiamo essere i migliorabili, cioè quelli che ci lasciano un po' sulle spine, che ci mettono un po' nella condizione di non essere tranquilli con noi stessi. Non tutte le competenze trasversali sono alte in ognuno, l'obiettivo è che noi identifichiamo e facciamo, ci fermiamo facendo un piccolo pensiero critico su quelle che sono quelle più, diciamo, portanti a realizzare il nostro progetto professionale. Ovviamente lo sviluppo delle competenze trasversali è legato e collegato al feedback. Ve ne parlerà poi anche la collega dell'importanza che hanno le competenze rispetto a delle specifiche aree di lavoro. Ecco, quindi queste competenze trasversali implicano sempre un vantaggio e ovviamente l'altra faccia della medaglia è che il continuo a lavorare su noi stessi e quindi anche sullo sviluppo di queste competenze trasversali ci porta ad essere sempre aggiornati, sempre sul pezzo. Ovviamente prima di scegliere che cosa sviluppare e in che modo trattarle, che cosa facciamo, come facciamo a fare un'autoanalisi, cos'è che ci porta a delineare il nostro progetto di sviluppo personale, di sviluppo delle nostre competenze, delle nostre attitudini. Ovviamente un quadro della situazione, quindi un atto di consapevolezza, un momento di pensiero critico su cui ci fermiamo e come lo realizziamo. Innanzitutto chiedendoci chi vogliamo essere, chi vogliamo essere e magari dove ci immaginiamo. Quindi che tipo di ruolo pensiamo di poter ricoprire? Con che vestito ci immaginiamo di poter entrare a lavoro fra 5 anni? Non a caso nel nostro questionario abbiamo portato degli esempi grafici, delle immagini, in modo che fossero queste a sviluppare e a far uscire da voi una risposta di pancia, immediata, veloce, senza troppi ragionamenti sottesi. Ecco, come vi immaginate, con che vestito vi immaginate di entrare a lavoro fra 5 anni? Che tipo di persona, che tipo di responsabilità immaginate di poter avere? Ecco, che risultati volete raggiungere? Un'altra cosa importante è proprio, ragazzi, anche chiedersi, soprattutto perché siete molto giovani, quali sono le passioni che sono importanti per voi? Quali sono i vostri, le vostre abitudini, le cose che fate per sentirvi bene, quelle che vi danno soddisfazione personale, o anche semplicemente quelli che sono i vostri valori? Ecco, sulla base di questi, voi avete già ben presente quali possono essere le competenze, le attitudini, le caratteristiche che fanno sì che queste attività vi portino una soddisfazione personale e quindi riuscite a delineare le competenze trasversali che in questo momento fanno parte del vostro bagaglio e magari anche facendo un piccolo incrocio con quello che è l'annuncio di lavoro che potreste trovarvi davanti anche durante un colloquio di lavoro, ecco quali sono le competenze richieste e quindi quali vi serve dover incrementare e migliorare per poter poi raggiungere e ovviamente realizzare con efficacia un colloquio individuale. Noi abbiamo diverse modalità di sviluppo delle competenze trasversali, i percorsi informali sono però i migliori, quelli più immediati, quelli più raggiungibili anche da voi. Per esempio, uno fortissimo è lo sport. Ecco, potete provare ad immaginare proprio l'attività e le competenze che si sviluppano in voi nel momento in cui fate parte di una squadra di basket, di pallavolo, di calcio, rispetto alle competenze altrettanto forti che si sviluppano nel momento in cui realizzate uno sport individuale, come magari può essere il tennis, come magari può essere il nuoto, come può essere l'escursionismo o l'alpinismo. Okay, quindi tutte le volte in cui la camminata, il ciclismo, vi trovate a dover realizzare uno sport che fa riferimento solo al vostro essere all'interno di questo. Tutte le competenze che si sviluppano, per esempio, come se potessimo differenziare molto queste due dimensioni, andiamo ad immaginare la vostra presenza all'interno di una squadra di calcio, di basket, di pallavolo, e il fatto che il primo spunto importantissimo sia proprio quello di sviluppare il lavoro di squadra, la risoluzione immediata di problemi, magari anche la gestione dell'errore, perché questo errore va poi a inficiare tutto il lavoro dei vostri colleghi, dei vostri collaboratori, dei vostri compagni di squadra. È importantissimo, le competenze trasversali all'interno del mondo dello sport sono le stesse richieste nel mondo del lavoro. L'attenzione alle regole, all'autodisciplina, a riuscire a rispettare un'indicazione e non solo a cogliere, raccogliere dai propri errori per poi sviluppare una risposta efficace, immediata, adattiva.
e quindi che vi consenta di adattarvi immediatamente a quello che è richiesto. Un'altra cosa importante è il viaggio, quindi so che in questo momento è un pochino più, e sappiamo bene che in questo momento è un pochino più complesso viaggiare, però quando vi è data la possibilità raccoglietela, perché la competenza trasversale che si acquisisce nel viaggio, anche inteso come non solo la vacanza, ma proprio lo scambio culturale, magari lo scambio scolastico, l'Erasmus, il viaggio di studio, un viaggio dove magari avete lavorato per un periodo di tempo all'estero, ecco, questo è fondamentale. Vi aiuta proprio a realizzare, a costruire una capacità adattiva molto forte, una capacità di autonomia e anche di sviluppo dell'autostima che non immaginate, ecco, che non riuscite a provare finché effettivamente non lo realizzate, perché vi porta a tirare fuori delle competenze, delle attitudini personali molto più forti e importanti rispetto a quelle che potreste avere immaginato di possedere fino a questo momento. Soprattutto vi consente di sperimentare l'internazionalità, che oggi è richiesta su tutto il mercato del lavoro. Sempre e in qualsiasi settore, immaginando poi i due che andiamo a vedere oggi ancora di più. E un'altra possibilità di sviluppo, sempre con percorso informale, è in gioco, l'esperimento, la creazione pratica. Quindi proprio immaginatevi anche banalmente il gioco degli scacchi, quindi la capacità di logica, il pensiero analitico, il poter strutturare, immaginare come una determinata azione svolge e cosa e come incide rispetto al risultato che volete ottenere. Ogni step che noi facciamo lavorativamente parlato ha un riscontro non solo sul risultato finale, ma anche su tutte le persone che collaborano con noi. Quindi sperimentarsi in questi percorsi ci consente proprio di avere più contezza rispetto a quelle che sono le nostre attitudini e rispetto a quello che dovremmo provare a sviluppare o a incrementare, a migliorare. Quindi, per raccogliere un po' le idee, una cosa importantissima da tenere in considerazione è l'autoconsapevolezza delle proprie risorse. E una cosa interessante, se vogliamo fare un esempio pratico, voi ragazzi siete molto molto giovani, una cosa che potete fare, su cui potete giocare molto anche in questo momento specifico, storico in cui ci troviamo, è quello della relazione, cioè del tentare e del cercare un feedback su quelle che sono le vostre competenze, le vostre risorse, proprio in tutti i contesti di relazione in cui siete calati oggi. E, ovvio, la relazione è cambiata comunque, è magari una relazione che vi richiede una regola in più, ma queste regole vi consentono comunque di sviluppare competenze che sono richieste, quindi sono importanti. Immaginate tutti i momenti ludici, online, social, in presenza, a distanza, tutti i momenti di scambio relazionale, anche e non solo a livello scolastico. Per quanto riguarda un lavoro di gruppo, per quanto riguarda un compito da dover portare, per quanto riguarda una ricerca computeste, questi sono tutti scambi, sono tutti momenti di relazione che vi portano a sviluppare delle competenze, delle attitudini che non sono scontate. Ecco, ed è bene che voi da subito iniziate a prenderne coscienza, cioè iniziate a fare un piccolo test autoriproposto di autoconsapevolezza proprio su quelli che sono i vostri punti forti, i vostri punti di miglioramento. Una volta identificati e raccolti magari anche i feedback, perché possiamo poi andare ad intrecciarci ovviamente con chi ci ascolta, con chi collabora con noi, con il nostro referente, e quel feedback è ciò che viene rilevato e poi ciò che viene rilevato in fase di colloquio da un selezionatore. Quindi io selezionatore che vedo un ragazzo giovane che mi racconta una modalità di stare a scuola nel tempo libero, in automatico rilevo e raccolgo, quindi anche con esempi pratici importanti che potreste portarmi, quelle che sono le vostre attitudini personali. Questo è importantissimo da tenere in considerazione, come ci valorizziamo, che esempi pratici portiamo per valorizzare le nostre soft skill trasversali, quindi, e quali sono ovviamente le più riconosciute richieste dal mondo del lavoro che ci interessa, che ci attrae maggiormente, per riuscire a diventare e a risultare il match perfetto. Una volta che abbiamo identificato, abbiamo chiaro, e comunque ragazzi ricordiamoci che è tutto in divenire ed è un allenamento costante che dura tutta la vita, ecco. Una volta che abbiamo chiaro i punti di miglioramento su cui lavorare, ci alleniamo e quindi li mettiamo in atto tramite tutti i percorsi informali che abbiamo citato, ma anche banalmente con l'auto improvement, quindi con l'automiglioramento, con lo studio, con la piccola relazione, anche quella tramite social, magari che oggi vi trovate a dover vivere di più in modo più importante. L'obiettivo è sempre, una volta identificate quelle che sono le nostre soft skill forti, riuscire a valorizzarle al meglio.
Cioè, nel momento in cui ci presentiamo a colloquio, voi dovete portare un'immagine di voi, una presentazione di voi forte e che sia immediatamente valorizzante le competenze a cui tenete, quindi quelle che volete che siano viste immediatamente. Se io so che una delle soft skill importanti per me è la capacità di comunicazione, cercherò di organizzare il mio parlato anche in un colloquio in modo da far notare non solo la mia sicurezza nel modo di esprimermi, nel racconto specifico di un caso che l'ha messa a risalto, ma andrò proprio a raccontare quell'avvenimento specifico e il risultato ottenuto grazie al mio essere portavoce magari di un lavoro di gruppo o la mia attenzione alle regole. Ecco, queste soft skill, ragazzi, sono importanti e soprattutto sono presenti in tutte le aree, i settori e i nostri mestieri. Nello specifico, ora, la collega Nicoletta Molin vi va ad illustrare quelle che potreste ritrovare all'interno di una delle nostre aree. Quindi la moda e il lusso. Ti lascio, Nicoletta, la parola. Bene, grazie Elisabetta, buongiorno, vi saluto di nuovo ragazzi e vi racconto qualcosa in più dell'area specialistica che rappresento. Umana da sempre lavora con le aziende della moda che sono presenti in tutto il territorio nazionale. Con gli anni l'esigenza di competenze e professionalità sempre più specifiche ha fatto sì che appunto creassimo un'area dedicata al settore del fashion, che comprende opportunità di lavoro in vari ambiti, nel retail, nell'operation, nell'industrial e che coinvolge un po' tutti i settori, per cui il tessile, la pelletteria, la calzatura, l'occhialeria, piuttosto che la gioielleria. Che cosa rappresenta la moda? La moda rappresenta il mondo in cui viviamo, per cui rappresenta un mondo che cambia, rappresenta un mondo che si evolve, è un susseguirsi, rappresenta innovazione, tendenze, lancia comunque un messaggio, del modo che abbiamo anche di raccontarci. Nello specifico, oggi rappresenta appunto un mondo, un universo che è rallentato e in questo modo ha dovuto creare delle nuove soluzioni e ha dato più spazio, più valore ad aree che già c'erano, come la digitalizzazione e dunque anche alla creatività. Tutto ciò ha portato comunque a far sì che ci sia anche molta più attenzione alla qualità e al dettaglio dei prodotti. Umana da sempre affianca le aziende nella selezione in base alle esigenze che appunto queste hanno e che ci sono nel mondo del mercato del lavoro. Vi sono numerose opportunità, nell'immediato si pensa al retail, che sicuramente è uno degli ambiti importanti in cui noi lavoriamo, in cui ci sono delle opportunità, per cui dalla vendita, percorsi di crescita che si possono fare come store manager, retail manager. Però cerchiamo anche e ricerchiamo profili tecnici, profili specializzati in cui è apprezzata la conoscenza del prodotto, la struttura, il design, la realizzazione del prodotto stesso. Il mondo della moda comunque offre varie opportunità nel mondo del lavoro. Ci sono opportunità per chi ha un diploma in ambito economico, legati all'amministrazione, al controllo di gestione, alla finanza, piuttosto che a uffici strategici in cui vengono fatte analisi di mercato. E poi anche ci sono tutte quelle nuove figure legate appunto, come dicevo prima, alla parte digitale, per cui l'e-commerce specialist, il web marketing specialist, chi si occupa di ricerca di tendenze, chi si occupa di social media. Ritornando poi a tutte invece quelle opportunità di profilo tecnico che possono essere appunto chi si occupa dello sviluppo prodotto, della nobilitazione e anche della stampa dei tessuti, chi si occupa di progettare l'abbigliamento piuttosto che appunto la calzatura o l'accessorio. E l'utilizzo esperti nell'uso del CAD o comunque di programmi appunto che poi possono far sì che dalla progettazione ci sia la realizzazione.
Ecco, la digitalizzazione, però, tutto questo mondo nuovo che avanza, non deve distogliere l'attenzione dal patrimonio più importante, cioè a voi, alle persone. Oggi viene dato molto spazio ai giovani talenti e le aziende sono interessate comunque ad entrare, in contatto con tutti coloro che hanno qualcosa da dire, qualcosa da raccontare. All'artigianalità, dunque, che è comunque un elemento molto importante, viene dato spazio anche a quelle nuove opportunità di lavoro che coniugano appunto la moda al green e dunque la sostenibilità all'etica. Vi faccio un paio di esempi di figure che al momento sono ricercate. L'eco brand manager è colui che si occupa di promuovere prodotti sostenibili e si occupa di tutta la parte delle relazioni con le agenzie di pubblicità, piuttosto che lo stilista di moda sostenibile, è colui che coniuga la parte estetica, all'attenzione all'ambiente, relazionandosi con magari ingegneri tecnici, ingegneri chimici, facendo dunque delle ricerche sui materiali da utilizzare, in modo da decidere insieme poi che tipo di sviluppo ci può essere. Ecco, voi ragazze rappresentate il futuro del Made in Italy, un brand che da sempre ci rappresenta in tutto il mondo e che è ricercato oltre che apprezzato. Questo grazie anche all'artigianalità e alla manualità di tutti coloro che lavorano nel mondo della moda, per cui dagli artigiani della pelle, ai sarti, agli orafi specializzati, che rendono appunto ogni prodotto unico e riconoscibile. L'eccellenza comunque dei nostri prodotti è anche quella delle nostre maestranze, in quanto, come vi veniva raccontato prima, tutta la parte tecnica senza passione è sterile ed è per questo che le opportunità di lavoro per chiunque voglia entrare nel mondo della moda, ma comunque nel mondo del lavoro, richiedono una forte passione. Una passione anche proprio nel coltivare il proprio talento, la voglia di conoscere, di osservare, di sperimentare. Ecco, le capacità personali dunque, dettate da quella che è la propria personalità, che sicuramente avrà un'evoluzione, ma tutto l'aspetto legato alla capacità di relazionarsi, l'entusiasmo, la curiosità e la motivazione, l'attitudine da un lato all'attività esecutiva, ma anche alla creatività. Sono caratteristiche oggi che vengono richieste da tutte le aziende. Per cui ecco il consiglio che anche io vi do, dato che colloqui e li faccio tutti i giorni, è quello di mettere appunto in risalto quelli che sono i vostri interessi, le vostre attitudini, quando vi proponete per un'opportunità di lavoro o comunque quando volete farvi conoscere. Ecco, prendo ad esempio un paio di annunci di lavoro che Umana pubblica, ma che comunque potete vedere anche normalmente se fate delle ricerche nei siti, in cui appunto ci sono sicuramente delle competenze tecniche legate oltre che al job title, per cui insomma all'opportunità di lavoro che vi viene proposta, a delle caratteristiche di competenze professionali richieste o comunque a cui si tende, anche che fanno riferimento spesso al vostro percorso di studi, però è sempre evidenziato anche una parte personale, perché appunto i requisiti, le soft skill, le capacità che si cercano nella persona che deve essere inserita in quell'ambiente. Ecco, queste caratteristiche come la flessibilità, la proattività, la capacità di lavorare in team, sono dovete cercare di farle emergere, perché poi effettivamente chi si occupa di selezione e sta cercando il candidato ideale per la proposta vede tutto quello che la persona può imparare da un punto di vista operativo, con delle competenze di base che già acquisite dal vostro percorso di studi. Però cerca anche di vedere tutto quello che ognuno di voi può dare e può accrescere, dando comunque un supporto e un apporto in più al team e al lavoro in cui si inserirà.
Anche per figure un po' più tecniche, come magari l'impiegato amministrativo, appunto, ci sono delle competenze legate alla conoscenza di quella che può essere l'amministrazione, per cui alle contabilizzazioni, alle registrazioni, però tutta la parte appunto legata alle conoscenze che possono essere le doti di comunicazione, le capacità organizzative, questo emerge da come vi presentate, da come vi raccontate. Ecco, vi suggerisco anche quando appunto vi volete farvi conoscere, di cercare di far arrivare a chi c'è dall'altra parte chi siete veramente, che purtroppo non si può sempre e solo vedere da un curriculum di lavoro, ma siete voi a farlo arrivare nel momento in cui vi raccontate. Ecco, il tempo più o meno a mia disposizione credo sia finito. Spero di avervi dato qualche informazione interessante per potervi così inserire nel mondo del lavoro e lascio la parola alla collega Elisabetta che credo voglia fare i saluti finali. Perfetto, grazie Nicoletta. E allora l'intervento appunto della collega dell'area Modelus ci ha rafforzato e riportato l'attenzione su quelle che sono le competenze trasversali, anche non solo le tecniche, quanto queste siano riconosciute e richieste non solo in un ambito, in un ruolo più tecnico, più pratico, ma in tutto quello che è l'evolversi continuo di quest'area specialistica e così interessante, così ricca e così anche piena di simbologia per noi in Italia. Ecco, quello. La cosa su cui ci teniamo a mettere proprio un highlight, un'evidenza ancora, di nuovo, è l'evoluzione continua, il vostro sviluppo. E Nicoletta ve l'ha riportato più volte, la necessità di cercate di essere chiari, cercate di arrivare, cercate di aver chiaro da subito su che cosa voler mettere l'highlight, l'evidenza, su che cosa volete che rimanga il selezionatore, come può essere appunto Nicoletta che un giorno potrebbe vedervi a colloquio, ecco che cosa volete lasciarle, cioè che cosa volete che lei abbia ben chiaro del vostro modo di porvi, di essere, di comportarvi e quindi come potrebbe poi calarvi all'interno del contesto lavorativo. Allora, noi abbiamo con questo terminato, ci teniamo appunto ad invitarvi a valorizzare al massimo le vostre competenze trasversali e soprattutto su quelli che possono essere non solo i momenti di colloquio, ma anche proprio i vostri biglietti da visita, quindi la vostra cover letter, il vostro curriculum, cercate di essere pratici portando esempi puntuali, portando chiarezza, semplicità ed immediatezza. Questo può essere possibile solo se prima avete realizzato effettivamente un piccolo pensiero critico su quelli che sono i vostri punti di forza e punti di miglioramento. E noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda alla mail orientamento@umana.it. Vi ricordiamo anche che in questi giorni siamo presenti allo stand virtuale di Umana durante il Job Orienta e siamo disponibili assolutamente per dei colloqui. Vi ricordiamo anche che al sito www.umana.it, ma non solo, anche tramite i nostri social, quindi anche tramite le nostre pagine Instagram o LinkedIn, siamo disponibili ad uno scambio delle informazioni e vi aspettiamo per poterci conoscere, ecco, in modo più approfondito. Quindi anche da parte di Nicoletta noi vi salutiamo e speriamo di essere stati, insomma, di avervi portato qualche spunto in più su quello che è la competenza trasversale richiesta oggi dal mercato del lavoro e soprattutto di avervi restituito quella che è stata la mappa emozionale riportata da voi dalla nostra indagine e che per noi ha comunque un riscontro di valore importante. E quindi vi salutiamo e vi ringraziamo.